Bene, nonostante l'epoca in cui viviamo, nonostante le mascherine che dobbiamo portare, devo dire che Vercelli sta dimostrando di essere una città che è capace di non fermarsi, anche in quell'ambito che magari a prima vista può sembrare meno importante, che è quello della cultura e dell'arte, e che invece è importantissimo per una città come la nostra. Grazie signor Sindaco, è un grande onore e anche un grande onere essere qui davanti a tutti voi in questo luogo a fare questo incontro che in qualche modo appunto inaugura quella che sarà la mostra che apriremo poi alla fine di ottobre, perché il destino di questa nostra città di Vercelli è di essere oggi una fra tante, fra le mille città d'Italia che tutte hanno qualcosa di straordinario. Noi sappiamo benissimo che il nostro è un paese dove una città come Vercelli è come tante altre, bellissima, piena di cose, ma a pochissima distanza ci sono città che appaiono al mondo enormemente più ricche e più importanti. Città come Vercelli, se si trovassero in un altro paese, sarebbero considerate dei capolavori da tenere preziosissimi. Questo è uno dei problemi delle nostre città italiane. Viviamo in un paese talmente ricco di cose straordinarie che rischiamo poi di non cogliere il significato e l'importanza di quello che abbiamo sotto il naso. Vercelli è una città che ha 2000 anni di storia e che per una parte di quei 2000 anni ha avuto un'importanza internazionale che è inimmaginabile oggi e che però ha lasciato qui la sua eredità. E io adesso cercherò di mettere a fuoco qualcuno dei momenti centrali della storia della Vercelli medievale, collegandoli con gli oggetti più unici che noi abbiamo in città e che vedremo tutti insieme in questa mostra. È questo che intendevamo dire intitolando questo incontro I segreti della Vercelli medievale. Col sindaco ci abbiamo riso su, nessuno si aspetti appunto la rivelazione di straordinarie, come dire, vicende di cappa e spada, ecco, non abbiamo avuto la maschera di ferro a Vercelli, non abbiamo delitti insoluti che risalgano al tempo di Dante o dei papi di Avignone, ma abbiamo dei segreti, nel senso che abbiamo veramente degli oggetti di cui ci sono magari studiosi o professori universitari australiani o statunitensi che sanno di più di quanto non ne sappia magari il nostro concittadino medio. Vercelli vuol dire naturalmente Sant'Eusebio. Il santo protettore di Vercelli è stato il primo sindaco. Mi chiedo quanti altri lapsus mi capiteranno nel corso di questa. Sono impressionato dal fatto che il sindaco ha aperto la serata. Sant'Eusebio non è stato, ahimè, il primo sindaco, naturalmente, non è stato il suo predecessore. È stato il primo vescovo della nostra città. Sant'Eusebio, nel IV secolo, è l'uomo che in sostanza comincia a organizzare il cristianesimo nell'Italia di nord-ovest. Cos'era Vercelli allora dal punto di vista di un cristiano? Dobbiamo fare un po' di sforzo per rendercene conto. Era un'estrema periferia, era una frontiera, era un luogo di combattimento. Noi dobbiamo fare uno sforzo per pensare cos'era l'impero romano al tempo di Sant'Eusebio. L'impero romano era un impero che si estendeva dalla Britannia alla Persia e il cuore pulsante di quell'impero batteva molto lontano da qui, batteva ad Alessandria d'Egitto, ad Antiochia, a Costantinopoli, a Gerusalemme. Quelli erano i luoghi dove la fede cristiana si era sviluppata, quelli erano i luoghi dove i cristiani erano già maggioranza quando l'imperatore Costantino mette fine alle persecuzioni e rapidamente trasforma l'impero romano in un impero cristiano. Ma di cristiani da queste parti ce n'erano pochissimi. I cristiani pullulavano appunto in Medio Oriente, in Africa, in Asia Minore. A Roma erano arrivati presto, perché Roma era la capitale del mondo, era la New York e la Londra di quell'epoca e c'era tutto nella Roma di allora. I cristiani c'erano già a Roma al tempo di Nerone, come sappiamo, ma nel resto, nell'Italia del Nord, i cristiani ce n'erano pochi. Eusebio arriva qui, mandato da Roma,
cioè dal luogo in cui ci si preoccupa di cristianizzare progressivamente quei pezzi dell'impero romano che non sono ancora cristiani. Eusebio arriva qui e non è il primo vescovo di Vercelli, è il primo vescovo di tutto il nord-ovest. E se è il primo vescovo, vuol dire che di cristiani ce n'erano veramente pochi, che si cominciava appena a pensare di organizzarsi in comunità. Vescovo di Vercelli, sì, ma dopo di lui nasceranno comunità cristiane distaccate con i loro vescovi a Ivrea, a Novara, a Tortona, ad Alessandria. Ma al tempo di Eusebio Vercelli era la metropoli che coordinava tutto questo territorio. Vercelli dunque come una piccola capitale dell'espansione del cristianesimo in una terra, il nord Italia, dove il cristianesimo è ancora, non dico sconosciuto, ma certamente poco radicato e poco presente, Vercelli che interloquisce, appunto, questo è lo sforzo che vi richiedo. Noi oggi pensiamo, certo, da Vercelli poi si va a nord, ci sono i trafori, ci sono i passi, e c'è la Germania, c'è la Francia, la Svizzera. Invece a quell'epoca non è così. Quell'epoca Eusebio da Vercelli interloquisce con i suoi colleghi nel Mediterraneo, in Egitto, in Siria, in Palestina. E quando per via dei litigi che a quell'epoca dividono i cristiani, finisce anche, come dire, corre dei rischi. E un imperatore ostile lo manda in esilio. E l'esilio di Eusebio significa andare appunto in Palestina e poi essere trasferito in Cappadocia, cioè nell'attuale Turchia, e poi da lì di nuovo trasferito in Egitto. E quando poi un nuovo imperatore meno ostile gli permette di rientrare, Eusebio, a dir la verità, non si affretta a rientrare a Vercelli, perché in quel momento il cristianesimo ha enormi problemi da risolvere laggiù, in quei luoghi che per noi oggi sono un altro mondo, e invece per un cristiano che stava a Vercelli, ecco, a quell'epoca, sapere cosa succedeva ad Alessandria d'Egitto o a Gerusalemme era fondamentale. Eusebio si trattiene anni contribuendo a risolvere litigi e crisi del cristianesimo internazionale, e poi torna qui, torna a Vercelli, e uno dei grandi padri della Chiesa, suoi contemporanei, San Gerolamo, scrive in una lettera: il momento in cui è tornato Eusebio è il momento in cui l'Italia intera ha smesso il lutto. Esagerava San Gerolamo, magari un pochino esagerava anche, però sta di fatto che agli occhi di un personaggio che oggi è considerato uno dei grandi fondatori del cristianesimo, San Gerolamo, Eusebio era l'uomo di punta della fede cristiana in Italia, o perlomeno nell'Italia del Nord. E di questo ci è rimasta una traccia straordinaria, perché nella biblioteca capitolare di Vercelli è conservato un codice, i dotti lo chiamano il Codex Vercellensis Evangeliorum, il codice vercellese dei Vangeli. Che cos'è questo codice? È un pezzo unico al mondo, di un'importanza che è impossibile sopravvalutare. È il più antico codice esistente di una traduzione in latino dei Vangeli. Qui di nuovo vi richiedo un po' di spaesamento. Tutti siamo abituati a pensare a quando la Chiesa pregava in latino, a quando citavamo i Vangeli in latino, ma i Vangeli non sono stati scritti in latino. I Vangeli sono nati nella parte orientale dell'Impero Romano, dove si parlava greco e dove si scriveva in greco. Gesù parlava il dialetto della gente comune di tutte quelle regioni, l'aramaico, ma quelli che sapevano scrivere intorno a lui e che hanno raccolto, hanno annotato i suoi discorsi, quelli che hanno annotato il discorso della montagna, l'hanno sentito in aramaico, ma poi l'hanno scritto in greco. I Vangeli sono stati scritti in greco e per tanto tempo bastava, perché i cristiani c'erano quasi solo nell'impero greco. Quando appunto il cristianesimo comincia a prendere piede anche in Occidente, si pone un problema. Bisogna tradurre, perché qua si parla latino, non greco. E dunque bisogna tradurre i Vangeli in latino. Ed è una cosa che all'inizio viene fatta in modo non coordinato, ci sono diversi tentativi. Poi arriverà San Gerolamo, che citavo prima,
che ha lasciato la sua impronta sulla storia del cristianesimo in tanti modi, ma fra l'altro proprio perché ha scritto la traduzione ufficiale, la Vulgata, del Vangelo in latino, che da allora si è imposta. La Vulgata, cioè quella diffusa, la versione diffusa. Ma prima che Gerolamo, che era un po' più giovane di Eusebio, pubblicasse la sua traduzione, esistevano altre traduzioni, e noi lo sappiamo perché sono rimasti alcuni codici che conservano queste traduzioni precedenti. Gli studiosi la chiamano la Vetus Latina, la traduzione latina antica dei Vangeli. Ebbene, il codice più antico in assoluto al mondo che conserva una traduzione latina dei Vangeli prima di quella Vulgata di Gerolamo è il nostro Codex Vercellensis. Ora capite, stiamo parlando di una questione che ha un'importanza internazionale. Poi un conto è il cristianesimo come fede che coinvolge miliardi di persone, un conto è lo studio erudito di come il testo dei Vangeli è stato tramandato in greco e poi tradotto in latino, ma si tratta comunque di un tema centrale nella storia di una delle due religioni oggi più importanti al mondo. E quel codice sta qui, il che vuol dire che in tutto il mondo ci sono università, gruppi di studio, scienziati che conoscono Vercelli per un unico motivo, magari non sanno dov'è e magari non hanno mai mangiato un risotto. Ma se gli dici Vercelli, per loro significa uno dei codici manoscritti più importanti del mondo da tutti i punti di vista. E poi, come dire, succede che la storia cambia. Perché? Perché l'impero romano si spacca, perché l'Occidente è invaso dai barbari, i legami che tenevano insieme il mondo mediterraneo, il mondo romano, il mondo cristiano, si allentano. In tutto il versante meridionale arrivano gli arabi e tutti quei luoghi, quelle metropoli che sono state centrali della vita cristiana per secoli, Alessandria, Antiochia, Gerusalemme, passano sotto dominio arabo, sotto dominio musulmano, e la nostra Italia del nord, pian piano smette di essere l'estrema periferia di un mondo il cui cuore batteva più a sud e invece comincia a integrarsi in un altro mondo. Sono i secoli in cui comincia a prendere forma l'Europa, l'Europa come la conosciamo noi oggi, l'Europa che per gli antichi non voleva dire niente, era un concetto geografico. Ma l'impero romano, appunto, non era certo un impero europeo, era un impero spalmato su tre continenti e dove le province europee erano semmai appunto quelle più periferiche. Invece nel corso dell'Alto Medioevo, dopo le invasioni barbariche, nasce un mondo diverso. Nasce un'Europa che non è più affacciata sul Mediterraneo, ma guarda a nord, un'Europa dove, come dire, le grandi vie di comunicazione sono il Po, il Danubio, il Reno. In questa Europa Vercelli è una delle metropoli di un'Italia settentrionale che appunto si sta integrando in uno spazio diverso. Ed è una città che un sacco di gente incontra per caso, senza neanche saperlo, senza prevederlo, semplicemente perché la trova sulla sua strada. Uno dei grandi flussi di movimento nell'Europa cristiana del Medioevo è il flusso dei pellegrini che vanno a Roma. E i pellegrini che vanno a Roma seguono alcuni itinerari molto precisi e su questi itinerari c'è anche la città di Vercelli. Vercelli è attraversata da gente qualunque, da principi, da arcivescovi che vengono dalla Germania, vengono dall'Inghilterra, da questi luoghi che al tempo di Eusebio, appunto, erano addirittura al di là dell'orizzonte possibile. L'Inghilterra, sì certo, la Britannia era una provincia romana, ma vi assicuro che essere trasferito in Britannia per un funzionario o per un militare dell'impero romano, bisognava veramente averla fatta grossa, ecco, per farsi trasferire in Britannia. Ecco, laggiù in quell'isola sperduta in mezzo alle nebbie, lontana da qualunque civiltà, laddove la civiltà stava invece appunto in Egitto, in Siria, in Turchia, ecco. E invece adesso le cose cambiano, adesso il cuore di quell'Europa batte più a nord
e dall'Inghilterra o dalla Germania non arrivano più barbari, ma magari arrivano anche dotti arcivescovi in viaggio verso Roma. E può capitare che uno di questi dotti vescovi che provengono dall'Inghilterra lasci qualcosa a Vercelli, qualcosa che c'è ancora oggi. Oh, io vi sto parlando di libri, come vedete. Vi sto parlando di libri la cui importanza non è tanto per il loro valore artistico. Un manoscritto medievale può anche essere uno straordinario capolavoro artistico, ma non è di questo che io sto parlando. Io sto parlando di libri che, se uno non sa cosa sono, magari dice sì, certo, un manoscritto medievale, d'accordo, ce ne sono tanti. No, io sto parlando di manoscritti medievali che hanno un'importanza unica nella cultura mondiale e che sono a Vercelli. Uno era appunto l'Evangeliario di cui abbiamo parlato prima, un altro è il Vercelli Book, che anch'esso è nella nostra biblioteca capitolare. Cos'è il Vercelli Book? Generazioni di canonici della cattedrale di Vercelli si sono posti la stessa domanda: che cos'è questo libro? E devo dire, è un miracolo che non l'abbiano buttato via, perché in mezzo a un gran numero di importanti manoscritti di opere scritte in latino, il Vercelli Book è un manoscritto, vi posso anticipare che è all'incirca dell'anno 1000, poco prima, è un manoscritto in una lingua che per secoli e secoli i nostri bravi vercellesi hanno guardato con stupore, salvo poi annotare: manoscritto in una lingua ignota. Nel primo inventario della biblioteca della cattedrale, che risale al 1602, c'è scritto: forse è un libro gotico o longobardo, ma io non riesco a leggerlo. Così dice il canonico Leone, che all'epoca appunto redige questo inventario. Altri che lo vedono in seguito nel 700 scrivono senz'altro: a Vercelli, fra tanti libri interessanti, ce n'è anche uno scritto in una lingua ignota. E quando l'hanno rilegato l'ultima volta, appunto, che mi pare nel 700, ce l'hanno anche scritto sulla costa, si capiva vagamente che si trattava di omelie, di prediche cristiane, ma scritto in una lingua sconosciuta. Quella lingua sconosciuta era l'antico inglese, cioè la prima forma documentata di quella che oggi è la lingua più importante del mondo. L'inglese è la lingua che gli anglosassoni hanno portato con sé in Britannia quando hanno invaso quella provincia dell'Impero Romano. Ed era una provincia dell'Impero Romano così arretrata che alla fine gli anglosassoni, anche se hanno imparato anche loro il latino e scrivevano anche in latino i loro chierici, i loro intellettuali, però in realtà le radici della cultura latina erano così scarse in quel paese che gli anglosassoni hanno cominciato a fare una cosa che gli altri barbari non facevano: a scrivere anche nella loro lingua. Voi capite com'è la situazione: il normale longobardo arriva a Vercelli e i longobardi sono una piccola minoranza in mezzo a una popolazione che parla latino, e tutto ciò che c'è scritto di interessante è scritto in latino. E quando uno ha bisogno di scrivere qualcosa, per esempio quando il re Rotari dei Longobardi decide di far scrivere le leggi dei Longobardi, tutti quelli che sanno scrivere sono latini, sono romani, sanno scrivere solo in latino. Il longobardo nessuno si è mai sognato di scriverlo. E ogni volta che un longobardo vuole scrivere qualcosa deve ricorrere a un romano, il quale gli dice: adesso te lo traduco in latino. Il risultato è che la lingua longobarda noi l'abbiamo persa, perché nessuno ha mai scritto niente in longobardo. Ma questo perché vivevano in un paese immerso nella lingua e nella cultura latina. In Britannia gli anglosassoni fanno una scelta diversa, si inventano il modo di scrivere nella loro lingua. Ed esiste una vasta letteratura anglosassone, è l'unica delle lingue dei barbari che hanno invaso l'impero romano che noi conosciamo, ed è lo stadio originario della lingua inglese. Capite che se fosse lo stadio originario della lingua norvegese sarebbe ugualmente una cosa interessantissima per i linguisti, ma avrebbe un po' meno risonanza internazionale. Invece parliamo della lingua che domina il mondo. E a Vercelli c'è un manoscritto in questa lingua, sì. Nell'Ottocento si sono accorti che quella lingua ignota era quello, era l'anglosassone, ovvero l'antico inglese.
Quanti manoscritti ci sono al mondo che contengono la letteratura anglosassone? È una piccola letteratura, traduzioni della Bibbia in anglosassone, prediche di vescovi, ma ci sono anche poesie e c'è una grande cronaca. Tutto questo è conservato al mondo in tutto in 4 manoscritti. 4 soli codici medievali hanno conservato l'intera letteratura anglosassone e tutto ciò che noi sappiamo di quella lingua e di quella civiltà. 3, come potete ben immaginare, sono in Inghilterra, a Exeter, a Londra, a Oxford. Il quarto è a Vercelli. Naturalmente l'interrogativo è una cosa classica, comunque a Vercelli. Ci sono diverse ipotesi, ma sicuramente il punto è che da qui passavano i pellegrini che andavano a Roma e passavano anche pellegrini di alto rango. Intorno al 990 è passato un arcivescovo di Canterbury, Sigerico, Sigerich, avrebbe detto lui. Potrebbe aver lasciato questo volume in dono? Forse. Nel 1050 si è tenuto a Vercelli un concilio presieduto dal Papa, perché Papa Leone IX era impegnato a riformare la Chiesa. L'undicesimo secolo è un secolo in cui la Chiesa conosce 1000 traversie, è il secolo in cui, per capirci con un esempio, viene imposto il celibato clericale, che prima non era obbligatorio il celibato per i sacerdoti, e lì invece viene imposto. Potete immaginare con quanti conflitti, con quante opposizioni. Era importante per Roma, che era alla testa di questo movimento riformatore, conquistare le chiese del resto dell'Italia e del resto dell'Europa. Il fatto che si sia tenuto un sinodo a Vercelli, presieduto dal Papa, ci dice di nuovo quanto questa città fosse importante nella geografia religiosa ecclesiastica dell'epoca. E la cronaca anglosassone ci dice che a Vercelli era venuto un vescovo dall'Inghilterra, Ulf, vescovo di Dorchester, che il Papa aveva convocato per rendere conto di certi suoi sbagli. Come vedete, niente di nuovo sotto il sole. Succede che ogni tanto il Papa si accorge che qualche importante dignitario ecclesiastico, come dire, va a esaminare il suo operato, va esaminato un po' più da vicino, ecco. Ebbene, immaginate un vescovo che se ne sta a Dorchester, nell'Inghilterra anglosassone, e riceve una convocazione da Roma che gli dice: fra 2 mesi devi essere a Vercelli. E dov'è Vercelli? Avrà dovuto informarsi. Devi essere a Vercelli, perché lì il Papa riunisce un concilio e devi venire a rispondere. E la cronaca anglosassone dice che lo volevano cacciare dal suo posto, questo vescovo, per indegnità, ma che lui, come dire, facendo grandi donazioni, lasciando un grande tesoro, è riuscito a farsi per il momento perdonare. Niente di più facile che in quel grande tesoro ci fosse anche il Vercelli Book, il quale probabilmente già all'epoca sarà stato guardato dai canonici di Vercelli, a cui è stato consegnato con una certa diffidenza, liber ignote lingue. E dopodiché, appunto, è rimasto lì per secoli. Ma oggi in tutto il mondo, all'Università di Berlino, nelle università australiane, nelle università americane, ci sono gruppi di studio che lavorano sulla preistoria della lingua inglese, e per tutti questi studiosi che probabilmente non sanno l'italiano, che magari non sono mai stati in Italia e che di Vercelli non avrebbero appunto mai sentito neanche il nome, per tutti questi studiosi di tutto il mondo, Vercelli invece è un luogo fondamentale, perché lì c'è uno dei 4 manoscritti. Poi non mi voglio dilungare su questo, ma la letteratura anglosassone è veramente impressionante. Ci sono dei capolavori. Uno dei testi poetici contenuti nel Vercelli Book è una poesia che si chiama Il sogno della croce, in cui il legno della croce parla in prima persona raccontando la sua storia. Dice: io ero un albero una volta, e poi sono venuti, mi hanno tagliato e mi hanno portato in segheria, e con me hanno fabbricato la croce a cui hanno inchiodato quell'uomo, ed è stato il mio destino di far parte di questa storia. Ecco, pensate alla modernità di una poesia che fa parlare il legno della croce, che racconta come è diventato da albero lo strumento del supplizio e della passione di Cristo.
Ora, fin qui abbiamo parlato di una Vercelli religiosa, di una Vercelli ecclesiastica, dobbiamo continuare a farlo ancora per un po', perché effettivamente fin dopo l'anno 1000 quello è stato il ruolo principale di questa città. Oh, non l'ho detto prima, ma al tempo di Eusebio, se le cose fossero andate un po' diversamente, Vercelli rischiava di diventare la capitale ecclesiastica dell'Italia del Nord, al posto di Milano. Poi, dopo la morte di Eusebio, a Milano è venuto fuori Sant'Ambrogio, e Sant'Ambrogio era un personaggio di una tale stazza che di fatto ha concentrato a Milano poi la sorveglianza. Milano era già una città più importante di Vercelli, era la grande metropoli dell'Italia del Nord già al tempo dei Romani, è anche naturale che sia diventata anche l'arcidiocesi che controllava la vita religiosa in tutto il Nord. Ma al tempo di Eusebio non era così ovvio. Ambrogio non c'era ancora e per un momento è potuto sembrare che fosse Vercelli che avrebbe svolto quel ruolo. Poi fra l'altro Ambrogio, ho detto prima che Gerolamo ricorda Eusebio come l'uomo il cui ritorno ha fatto far festa a tutta Italia. Anche Sant'Ambrogio parla di Eusebio. Sant'Ambrogio dice che Eusebio era l'uomo che il Papa consultava per tutti i problemi della vita religiosa nel nord Italia. Poi è andata diversamente, ma Vercelli è rimasta una diocesi importantissima, senza comune misura con l'importanza della città. Perché naturalmente nei secoli di cui stiamo parlando, i secoli dopo le invasioni barbariche, la crisi economica si sente, Quelli sono quelli che i nostri storici, i nostri colleghi americani e inglesi ancora oggi chiamano i secoli bui, Dark Ages, non perché fossero atroci, ma perché sappiamo poco di quell'epoca, perché c'è stato sicuramente un declino economico, culturale, le città si sono rimpicciolite. Vercelli nell'VIII, nel IX, nel X secolo, al tempo di Carlo Magno, al tempo dell'anno 1000, non è importante perché sia una città piena di gente, di scambi, di commerci, è importante perché è una capitale ecclesiastica. E siccome è nel pieno della strada di Francia, del passaggio, del flusso dei pellegrini, è una capitale ecclesiastica importante. I vescovi di Vercelli in quei secoli offrono a chi voglia esaminare le loro vite una serie di esempi impressionanti di cosa significava essere allora il vescovo di Vercelli. Il vescovo di Vercelli era l'uomo che possedeva terre, castelli, entrate, ricchezze, oltre a governare la vita religiosa della sua diocesi, ed era di solito messo al suo posto direttamente dall'imperatore. Qui mi rendo conto che di nuovo devo fare una piccola precisazione. Noi oggi conosciamo una Chiesa cattolica che è accentrata con il potere del Papa e i vescovi sono normalmente, sia pure, dire, sentendo opinioni e pareri, però i vescovi sono nominati dal Papa. All'epoca non era così. All'epoca un vescovo veniva eletto dalla sua gente, dal suo clero, però quando la città era importante, di solito ai canonici della cattedrale che si riunivano per eleggere il nuovo vescovo arrivava arrivava un'indicazione molto precisa da parte del potere politico: noi consigliamo quest'uomo. Più la città è importante, più è probabile che i suoi vescovi vengano suggeriti o imposti dall'imperatore che all'epoca governa sia la Germania sia l'Italia, e di solito è un tedesco, e di solito sta soprattutto in Germania, ma in Italia ha bisogno di uomini suoi e trova il modo di avere degli uomini suoi facendo eleggere i vescovi delle più importanti città. I vescovi di Vercelli, uno dopo l'altro, sono tedeschi che arrivano qui perché l'imperatore non si può permettere di non avere un uomo suo in una città così importante. Sono uomini, uno dopo l'altro, che fanno politica, che vengono fuori come ministri, collaboratori dell'imperatore, dirigono la sua cancelleria e anche una volta che sono mandati a Vercelli continuano ad accompagnare l'imperatore o essere impiegati in missioni importanti e poi nei ritagli di tempo tornano a Vercelli a gestire la loro chiesa. Sono uomini che fanno una vita pericolosa,
perché quello è un mondo pericoloso, e anzi all'avvicinarsi dell'anno 1000 lo diventa sempre di più. Il decimo secolo è il secolo in cui l'Europa è attraversata da una nuova ondata di invasioni. In Italia sono soprattutto gli Ungari, altrove sono i Normanni, per esempio, no? Quelli che noi chiamiamo anche i Vichinghi, sono loro che devastano l'Inghilterra, la Francia, ma in Italia sono soprattutto gli Ungari la minaccia. E allora ecco che, per esempio, la carriera di un vescovo di Vercelli può essere una carriera di questo tipo: Liutvardo, monaco, poi tirato fuori dal monastero dall'imperatore Carlo il Grosso, che sa che è un uomo di valore e ha bisogno di collaboratori di valore, e quindi consigliere, cancelliere dell'imperatore Carlo il Grosso, e poi quando l'imperatore ha bisogno di piazzare un uomo a Vercelli, Liutvardo diventa vescovo di Vercelli, continua a essere a fianco dell'imperatore in pace e in guerra, e muore intorno al 900 in combattimento contro gli Ungari. Perché di fronte a questa minaccia, a quella che loro chiamano la minaccia dei pagani, che arrivano, scendono dai valichi del Friuli a cavallo, in bande a cavallo, velocissime, e attraversano la pianura padana e si fermano ad assediare città, castelli, quando ne vale la pena, e poi spariscono nel nulla, ebbene tutti sono in prima linea, anche i vescovi. Liutvardo cade in battaglia contro gli Ungari intorno all'anno 900. Il suo successore, Regemberto, nell'anno 924 si trovava a Pavia, la capitale del regno, la città dove l'imperatore si fermava a farsi incoronare quando veniva in Italia. Regemberto si trovava a Pavia nel momento sbagliato, perché il 924 è l'anno in cui gli Ungari scatenano un'incursione veramente violenta, in forze, sono abbastanza forti da fermarsi ad assediare Pavia. Assediano Pavia e la prendono, e nella distruzione di Pavia muore anche Regemberto, vescovo di Vercelli. Ma c'erano anche altri modi di morire quando si era vescovo di Vercelli e si era in prima linea, perché la guerra non era soltanto quella contro i barbari, i pagani, gli invasori. Era in gioco all'epoca il modo in cui il paese doveva essere governato. Certo, al vertice c'era l'imperatore, e l'imperatore, ve l'ho detto, aveva trovato molto utile cercare di governare il paese tramite i vescovi, perché quando un vescovo muore se ne deve eleggere uno nuovo, e l'imperatore riesce a far piazzare l'uomo suo. Ma gli imperatori avevano anche una rete di funzionari, i conti, i marchesi, laici, questi uomini di guerra, in teoria erano loro che dovevano governare il paese, e lo facevano con la violenza, e lo facevano senza scrupoli, e lo facevano dimenticandosi di solito di obbedire all'imperatore, che tanto stava sempre in Germania e quindi non era in grado di intervenire seriamente sul territorio. Conti, marchesi, ogni volta che l'imperatore piazzava un uomo suo a fare il vescovo e gli conferiva più poteri, gli ordinava di allargarsi, di sostituire i conti e i marchesi nel governo del paese, beh, i conti e i marchesi non la prendevano bene. E quella era un'epoca in cui governare voleva dire stare a cavallo con la spada in pugno, e anche i vescovi, quando ce n'era bisogno, stavano a cavallo con la spada in pugno e i loro vassalli accanto a loro, e il loro gonfalone con l'insegna della loro chiesa innalzato sul campo di battaglia se ce n'era bisogno. E così poteva capitare che un vescovo di Vercelli, come succede a Pietro, vescovo dal 978, entrasse in urto sempre più violento con uno di questi uomini di potere laici che sopportavano male lo spazio che si stavano conquistando i vescovi. Poteva capitare che Arduino, marchese di Ivrea, che aspirava a farsi re d'Italia alla faccia dell'imperatore, aspirava, e c'è anche riuscito a un certo punto, a sottrarre l'Italia all'impero e farne un regno indipendente. Ecco, prima ancora di arrivare a questo, Arduino, marchese di Ivrea, sopportava così male il fatto che il vescovo Pietro a Vercelli fosse l'uomo di fiducia dell'imperatore, che a un bel momento assedia Vercelli e la prende e la incendia, e nell'incendio della cattedrale muore anche il vescovo Pietro.
salvo che dopo di lui viene fuori un vescovo ancora più impegnativo per i suoi nemici. Vescovo di Vercelli è un nome che sì, tanti vercellesi l'avranno sentito nominare, tanti altri no, per noi storici del Medioevo è una figura gigantesca. Leone, vescovo di Vercelli, messo lì dall'imperatore, imperatore Ottone III, un giovanissimo, un ragazzo che ha il sogno di restaurare l'impero romano e per far questo sa che il controllo dell'Italia è indispensabile. E il controllo dell'Italia vuol dire il controllo di Vercelli, non solo naturalmente, bisogna anche avere buoni rapporti con altre grandi città, bisogna avere ottimi rapporti con Roma, dove Ottone III riesce a piazzare il suo maestro e amico Gerberto di Aurillac, Papa Silvestro II, ma Vercelli è uno dei luoghi che un imperatore dalla Germania deve controllare se vuole avere un po' di speranza di ristabilire davvero il suo potere in Italia. E Leone, vescovo di Vercelli, è esattamente l'uomo che ci vuole per questo. Leone, che rimane vescovo per 30 anni, un lunghissimo mandato, Leone è uomo assolutamente senza scrupoli, come bisognava essere senza scrupoli allora per occupare quel posto. Uomo di cultura, uomo di chiesa, uomo di spiritualità, autore di opere letterarie, ma anche uomo di potere e di guerra. Leone fa della chiesa di Vercelli la potenza principale dal punto di vista anche militare dell'Italia di nord-ovest e lo fa appoggiandosi su un imperatore, Ottone III, che è disposto a concedergli qualunque cosa, perché è troppo importante avere quest'uomo dalla propria parte. Qui entro nel dettaglio e torno ad accennare a cose che noi vedremo nella nostra mostra. Leone, vescovo di Vercelli, sa che l'imperatore è disposto a concedergli qualunque cosa, come dicevo. Come facciamo noi a saperlo? Noi lo sappiamo perché l'imperatore ai vescovi che voleva favorire concedeva diplomi, si chiamano così, questi documenti ufficiali, queste pergamene solenni prodotte dalla cancelleria imperiale, in cui si concedevano a questi vescovi città, castelli, villaggi, entrate, decime, poteri di tutti i tipi. Leone, vescovo di Vercelli, essendo che il suo predecessore Pietro è stato ucciso e bruciato da Arduino, marchese ribelle di Ivrea, ottiene da Ottone III una meravigliosa donazione in cui tutti i beni del marchese Arduino e di tutti i suoi seguaci sono confiscati e devoluti alla chiesa di Vercelli. C'è il piccolo problema che Arduino non è stato ancora sconfitto e di conseguenza i suoi beni in realtà rimangono saldamente sotto il suo controllo, ma intanto c'è la pergamena che dichiara che se un giorno quei beni saranno recuperati andranno alla chiesa di Vercelli. E poi, siccome questi vescovi devono far fronte appunto a conti e marchesi che si fanno forti del loro ruolo di funzionari pubblici, anche se di fatto sono dei principi privati che spadroneggiano con la violenza, e allora Leone ottiene da Ottone III di essere nominato lui conte di Vercelli. Vescovo e conte. A sancire il fatto che qui non abbiamo bisogno di laici che pretendano di ingerirsi nel governo di questo territorio. Questa città e questo paese li governa il vescovo. E poi appunto terre, castelli. Sono molti i diplomi che il vescovo Leone ha ottenuto dall'imperatore Ottone III e poi dai suoi successori, tanto che da sempre hanno attirato l'attenzione degli studiosi, i quali a un certo punto hanno cominciato a dirsi: ma sai che in questi diplomi c'è qualche stranezza? Ecco per esempio un diploma in cui l'imperatore regala al vescovo Leone Santià. Ma come mai un mese dopo c'è un altro diploma in cui l'imperatore dona Santià a qualcun altro? Eppure non ci risulta che abbia litigato con Leone. Piccole discrepanze di questo genere alla fine hanno convinto gli studiosi che il modo in cui Leone otteneva le donazioni dell'imperatore era il seguente. Una volta messosi d'accordo con l'imperatore, presentata una richiesta, ottenuto il consenso dell'imperatore, Leone scriveva lui stesso il diploma con l'elenco di tutte le cose che gli servivano, lo presentava la brutta copia alla cancelleria imperiale e ritirava il diploma.
Poi, se capitava che qualcuna delle cose che aveva chiesto non gli erano state date, faceva produrre una copia del diploma, dichiarando che era identica all'originale, però faceva inserire fra le righe qualche piccola aggiunta. Quindi quando l'imperatore si era dimenticato o aveva rifiutato di donare certe cose che Leone voleva, Leone le faceva interpolare, come si dice in termine tecnico. L'originale scompariva misteriosamente. Uno penserebbe che questi diplomi che contenevano così tante donazioni venissero conservati con ogni cura. Invece no, non ci sono più, però ci sono le copie fatte realizzare da Leone con le aggiunte del caso. Alcuni di questi diplomi saranno in mostra, venivano copiati e ricopiati nei secoli, perché per i vescovi e per la città di Vercelli ovviamente erano importantissimi. Capite cosa voleva dire per i vercellesi anche secoli dopo, eh? E non più soltanto per il vescovo, ma per il comune di Vercelli, che a questo punto c'era. Cosa voleva dire? Santià è nostra, Gattinara è nostra. E chi l'ha detto? C'è il diploma dell'imperatore Ottone III. Ma Leone ci ha lasciato anche qualcos'altro, direi ancora di più importante, anzi decisamente più importante. Leone è quasi sicuramente l'uomo che ha commissionato il crocifisso monumentale del Duomo, che è un capolavoro unico. Ci sono alcuni crocifissi monumentali di quell'epoca, dell'anno 1000 per capirci, ma quello è senza dubbio il più straordinario. È un oggetto, se dovessi dire il singolo oggetto che si trova nella città di Vercelli, che in quanto oggetto vale di più, avrei qualche difficoltà, perché l'Evangeliario di Eusebio, ecco, ma se lasciamo da parte i manoscritti, non c'è dubbio che il crocifisso monumentale del Duomo è qualche cosa che qualunque grande museo del mondo darebbe qualunque cosa per avere un oggetto del genere. Noi non siamo sicuri che l'abbia fatto fare Leone, eh? Forse questa è una buona occasione per sottolineare come del passato noi sappiamo certe cose, abbiamo certi indizi, indoviniamo alcune cose, magari sapessimo tutto, magari avessimo un bel certificato che dichiara che il vescovo Leone ha commissionato il crocifisso. Non è così, ma il crocifisso, i nostri colleghi storici dell'arte ci dicono che è di quell'epoca, è dell'anno 1000, è della fine del decimo secolo. E Leone, che aveva ereditato dal suo predecessore Pietro una città devastata e una cattedrale bruciata, ha certamente riedificato la sua cattedrale. Toccare un oggetto che doveva simboleggiare agli occhi di tutti la potenza dei vescovi di Vercelli e la protezione di Dio sulla chiesa di Vercelli. Il crocifisso ottoniano, si chiama anche appunto ottoniano perché è la tipica arte di quel momento, di quella dinastia, il crocifisso ottoniano o monumentale è affascinante perché ci fa vedere come un uomo di allora, come un uomo dell'anno 1000 vedeva Gesù Cristo. Il cristianesimo è una religione complessa che presenta tanti aspetti e che nel corso dei secoli ha avuto orientamenti oscillanti su certe cose. Che il cristianesimo fosse religione di pace e di amore, nessuno lo ha mai dimenticato. Nella predicazione si continuava a insistere su questi aspetti, ma in realtà, e così pure si continuava a insistere sul fatto che Gesù è Dio fatto uomo. Se il vescovo Eusebio tanto tempo prima aveva avuto tanti fastidi, è perché era pieno di cristiani alla sua epoca che non erano tanto convinti che Dio si fosse fatto uomo, che sembrava una cosa strana. Era pieno di cristiani, gli ariani, che pensavano che in fondo Gesù forse fosse solo uomo, non Dio fatto uomo. Invece poi si afferma l'idea, che è quella cattolica ancora oggi presente, della Trinità. Gesù è il figlio di Dio, è Dio a pieno titolo, ma è anche uomo a pieno titolo. Però voi cerchereste invano nelle opere d'arte di quest'epoca un Gesù in cui sia evidente l'aspetto umano. Verrà fuori più tardi. Nei secoli successivi, nel basso Medioevo, diventerà normale rappresentare Gesù in croce come un uomo contorto dalla sofferenza, col sangue che cola, con le piaghe aperte, con la faccia
appunto, quasi contratta da una smorfia, il Cristo sofferente, e gli uomini del basso Medioevo impareranno a vedere in Gesù qualcuno che come loro ha conosciuto la condizione umana da tutti i punti di vista. Ma per gli uomini dell'anno 1000 non era così. Per gli uomini dell'anno 1000 Gesù era re. Era in croce, certo. E quel suo gesto però non era tanto quello di un condannato inchiodato allo strumento del supplizio, quanto quello di un re che si presenta al suo popolo ed è pronto ad abbracciarlo, ma da re. Nel suo volto non c'è nessuna traccia di sofferenza. C'è una serenità benevola, ma anche un pochino preoccupata, forse, perché sa quanti del suo popolo sono peccatori in realtà, e soprattutto in testa ha una corona. Il Vescovo Leone, se è davvero lui che ha commissionato il crocifisso, ha voluto che Cristo Re dominasse nella sua nuova cattedrale a Vercelli con in testa una corona da re, identica a quella con cui gli imperatori si facevano incoronare re d'Italia quando passavano le Alpi. E poi i tempi cambiano ancora. Il Medioevo è lungo. Il Medioevo è una finzione in realtà, perché conosce momenti talmente diversi. Dopo l'anno 1000 i vescovi di Vercelli continuano a essere personaggi potenti, ma ci sono altri protagonisti della vita collettiva che stanno venendo fuori. I vercellesi, cosa che tutti i vescovi di cui vi ho parlato in realtà erano soltanto ad onorem come me, perché in realtà erano tedeschi mandati qui dall'imperatore, e noi non sappiamo niente di nessun singolo vercellese vero nato e vissuto qui prima di una certa data. Ma dopo l'anno 1000 le cose cambiano. Dopo l'anno 1000 quelli che i nostri colleghi americani continuano a chiamare Dark Ages non sono più oscuri per niente. Non sono più oscuri per noi perché cominciamo ad avere molti più documenti che ci raccontano quel mondo, ma non sono più oscuri neanche per loro, nel senso che dopo secoli di invasioni, di guerre, ebbene, il mondo non diventa tranquillo, perché il mondo non è mai tranquillo, però si apre un'epoca di crescita. Dall'anno 1000 per secoli e secoli i nostri antenati vissuti nel Medioevo sono vissuti in un mondo dove ogni generazione stava meglio e ogni generazione era più numerosa e ogni famiglia allevava più bambini rispetto a quelli allevati dai padri e dai nonni, in un mondo dove i commerci si allargavano, dove circolava sempre più moneta, dove si produceva sempre di più e dove c'era un ottimismo di fondo che noi magari non siamo abituati ad associare al Medioevo, ma che invece è veramente la cifra di quei secoli. Questo, per capirci, è il mondo che a un certo punto manderà Marco Polo in Cina e che inventerà le navi e gli strumenti di navigazione che permetteranno a Cristoforo Colombo di sfidare l'oceano. Quel mondo inventa tutta una serie di istituzioni che sono ancora con noi oggi. Una è l'università, per esempio, che è l'istituzione a cui io appartengo e di cui nessuno si era mai sognato l'esistenza fino a quando, nel XII secolo, il Medioevo la inventa. E l'altro è il comune, naturalmente. Ora, tutti noi abbiamo in mente i comuni medievali come una pagina della nostra storia medievale, ma il rischio è che appunto sia una pagina del manuale e che non cogliamo il fatto fondamentale che il comune inventato dalla gente del Medioevo è esattamente lo stesso comune che governa oggi, che amministra oggi un qualunque villaggio o città. Oggi c'è il comune di Vercelli, uno dice vado in comune perché devo fare una pratica. Il comune di Vercelli che c'è oggi è lo stesso comune che ininterrottamente ha amministrato la città da quando, nel XII secolo, i vercellesi hanno deciso che sì, il vescovo era una gran bella cosa, un personaggio assolutamente da tener buono, e andava anche bene che continuasse a esercitare un certo controllo sulla vita cittadina all'inizio. E l'imperatore, per citarvi i personaggi che hanno animato la nostra storia finora, l'imperatore laggiù in Germania, anche lui va benissimo, noi siamo pronti a rendere ossequio all'imperatore quando passa di qua. E speriamo che non passi spesso,
Però per il resto i vercellesi, come gli abitanti di tutte le altre città dell'Italia del centro e del nord, nel XII secolo si sono detti che forse però era bene per il resto amministrarsi da soli. Amministrarsi da soli vuol dire abituarsi all'idea che chiunque vive nella nostra città, chiunque vive, chiunque ha casa e bottega e può pagare un po' di tasse, è un cittadino. E dunque deve essere coinvolto nella vita collettiva e nell'amministrazione. Inventare il comune vuol dire cominciare con le assemblee di capifamiglia, in piazza quando fa bello o nella cattedrale quando piove, e poi vuol dire cominciare a eleggere, non li chiamano sindaci all'inizio, ma è la stessa cosa in realtà, cominciare a eleggere dei consoli che a nome della cittadinanza amministrino la città e il suo contado. Il comune che nasce allora è lo stesso che ancora oggi amministra la città, e la prova è che se uno vuole andare a cercare, come dire, i verbali delle sedute del Consiglio Comunale del 1300, deve andare in comune, all'archivio storico del comune, dove ovviamente sono conservate le scartoffie prodotte dal comune da allora fino ad oggi. Dalla zona della Dora, dal Canavese. Gli immigrati arrivano, 25 famiglie all'anno all'inizio del 200. Ben inteso, stiamo parlando di immigrati che vengono in città avendo i mezzi per comprare casa e aprire un'impresa, diremmo noi oggi. Quindi 25 famiglie di gente che lavora e che dà lavoro e che poi avrà dipendenti e così via. 25 all'anno non sono poche. Vengono in città e chiedono delle garanzie, e il comune di Vercelli a un certo momento deve decidere, perché questi non sono mica nati qua, non sono mica dei nostri, cosa vogliamo fare? Li vogliamo far venire? O gli vogliamo dare parità di diritti oppure no? Nell'anno 1210 il comune di Vercelli decide: chiunque verrà a vivere in città e comprerà casa sarà cittadino di Vercelli. Una città che per tutti i secoli dell'Alto Medioevo e dei grandi vescovi che abbiamo evocato era rimasta chiusa dentro le sue mura romane. Perché? Perché la popolazione era inferiore rispetto a quella del tempo dei romani. E adesso non è più così. Adesso dentro le mura romane non si trova più spazio, a nessun costo, e si comincia a costruire fuori. Si riempiono zone prima deserte, come quella intorno a Sant'Andrea. Noi abbiamo anche statistiche. Riusciamo a mettere in fila così tanti documenti che riusciamo a vedere dove vanno ad abitare questi nuovi cittadini nel 200, nel 300. Vengono ad abitare appunto nelle zone ancora un po' vuote, periferiche, Sant'Andrea, e poi fuori dalle mura. Tanto che a un certo punto la maggior parte dei cittadini abita fuori dalle mura. E allora una delle cose che deve fare il comune è garantire la sicurezza dei suoi abitanti. E garantire la sicurezza degli abitanti vuol dire, faremo una nuova cerchia di mura. È una spesa enorme, ci vogliono ingegneri, progettazione, in un terreno poi come quello di Vercelli, dove all'epoca il Cervo passava molto più vicino alla città e continuamente c'erano rischi di inondazioni, difficoltà enormi. Però Vercelli, a partire dal 1160, comincia a costruire una nuova cerchia di mura, che alla fine racchiude un'area grande 70 ettari, che rispetto a quella che era stata la città romana è un'area enorme. E nascono edifici di tipo nuovo. La Vercelli dell'anno 1000 era fatta di casettine monofamiliari a un solo piano, ognuna col suo orto, ma adesso comincia l'edilizia nuova, quella in mattoni, le case a due piani, coi portici, col pozzo nel cortile, sorgono le torri delle famiglie nobili, degli Avogadro, dei Tizzoni, sorgono i nuovi edifici religiosi, tra cui Sant'Andrea, che un cardinale vercellese pagherà praticamente a sue spese all'inizio del 200. La città si trasforma. Abbiamo un documento bellissimo di questo. È un processo, una causa civile, durante la quale interrogano un vecchio abitante della città. Nelle cause civili si cercavano testimoni anziani, perché bisognava capire, ma quella
davvero quella casa apparteneva a quella famiglia una volta? Davvero quelli lì hanno il diritto di passaggio in quel vicolo? Bisogna trovare qualcuno che si ricorda come andavano le cose tanto tempo fa. Perciò negli interrogatori dei testimoni cercano la gente molto anziana. E nel 1196 c'è un processo in cui c'è un testimone molto vecchio e gli chiedono, come si fa di solito, fino a quando arriva la tua memoria indietro nel passato. Lui dice: mi ricordo di 90 anni fa. Avrà un pochino esagerato magari, ma poi aggiunge spontaneamente: e mi ricordo quando Vercelli non aveva la stessa forma che ha adesso. Ecco, qui c'è un uomo che nell'arco della sua vita ha visto la sua città trasformarsi e diventare quello che non era prima, al tempo dei grandi vescovi dell'anno 1000, diventare anche un centro economico, commerciale. La fiera di Sant'Eusebio durava 17 giorni, 17 giorni durante i quali i mercanti da tutta l'Italia, dalla Germania, dalla Francia, venivano a portare le loro merci qui a Vercelli. E fra le iniziative che il comune prende in quell'epoca d'oro, in quell'epoca di crescita straordinaria, c'è anche quella, come dire, in cui ancora oggi noi dell'Università del Piemonte Orientale riconosciamo alla lontana il punto di partenza della nostra storia: portare l'università a Vercelli. Cos'è l'università allora? Universitas per loro vuol dire una collettività, una comunità organizzata a cui è riconosciuto uno statuto giuridico. Vuol dire portare gli studenti. All'epoca università significava, come significa per esempio a Bologna, che è la prima grande università italiana, significa che in città ci saranno dei maestri, dei professori che insegnano, ma soprattutto che arriverà una folla di studenti da fuori e sono loro l'università. È con loro che il comune negozia. Portare l'università significa cercare se c'è qualche università un po' in crisi, e succedeva sempre. Nel 1228 arriva notizia che all'università di Padova ci sono dei problemi, gli studenti non stanno bene a Padova, non hanno un buon rapporto col comune, sarebbero disposti a trasferirsi. Ora pensate cosa vuol dire come spirito di iniziativa una dirigenza cittadina che, venendo a sapere che lontano, a parecchie giornate di viaggio verso est, a Padova, ci sono questi problemi, decide: cogliamo l'occasione. Mandiamo una commissione a Padova a incontrare gli studenti e a sentire se sarebbero disposti a trasferirsi qui. E gli studenti sono disposti a trasferirsi naturalmente, però bisogna stipulare un accordo. Cosa vogliono gli studenti? Le stesse cose che vorrebbero oggi, se il nostro paese fosse più ricco e fosse in grado di dargliele. Alloggi per studenti innanzitutto. Comune di Vercelli, nell'accordo del 1228, si impegna a mettere a disposizione 500 alloggi per studenti. E poi naturalmente ci vogliono i professori, l'abbiamo detto, l'università sono gli studenti, però gli studenti hanno bisogno che ci siano i professori. E dunque il comune si impegna: pagheremo lo stipendio ai professori che vi servono. Quanti? Alla fine l'accordo è per 14 professori, 14 cattedre, tra cui uno di teologia. Lo dico perché all'epoca la teologia si insegnava soltanto alla Sorbona. La facoltà di Parigi aveva una tale risonanza internazionale che sembrava assurdo a chiunque altro mettersi a insegnare la teologia sul posto. Se uno vuole studiare teologia va a Parigi. E invece a Vercelli, per la prima volta in Italia, si decide di aprire anche una cattedra di teologia. Ora, questa cosa non è poi durata molto a lungo, alla fine gli studenti a un certo punto sono tornati a Padova, poi hanno ripreso l'università Vercelli, poi si è interrotta di nuovo. Non è che noi possiamo dire che noi siamo qui dal 1228, ecco, sia chiaro. Però quello che è affascinante è lo squarcio sull'intraprendenza di una dirigenza cittadina in un'epoca che, ripeto, loro vivevano come un'epoca di grandiosa crescita, ottimismo sfrenato, possiamo fare qualunque cosa ci venga in mente. E in mostra vedremo
trascritta nei grandi volumi in cui il comune di Vercelli a un certo punto ha fatto copiare tutti i documenti importanti per la vita della città, i Biscioni, vedremo appunto anche la carta studi, il documento di fondazione dell'università. Concludiamo. La storia di Vercelli, come vedete, è una storia che non ha comune misura con le dimensioni che la nostra città ha oggi. Oggi quello che fa straordinaria la nostra città non sono le sue dimensioni, è la consapevolezza che può avere del suo passato. Parlo ovviamente dal mio punto di vista, una città sono mille altre cose e mille altre dimensioni, ma nel campo che a me, che è l'unico di cui io posso dire qualcosa, ecco, Vercelli è eccezionale perché in passato è stata una città enormemente importante da molti punti di vista e perché conserva ancora, e credo di aver capito che vuole valorizzare e far conoscere, le tracce di quel passato, che non sono importanti solo per noi vercellesi in quanto tracce del nostro passato, ma sono, ho cercato di farlo vedere, monumenti di importanza mondiale, ognuno nel suo ambito. Poi le cose sono andate in un altro modo, naturalmente. La storia del Piemonte è la storia di come una città, Torino, progressivamente è diventata una metropoli e tutte le altre città si sono bloccate nelle loro dimensioni molto più piccole. È successo tra il 500 e il 600. Ancora alla fine del Medioevo, chi faceva il confronto tra Vercelli e Torino trovava che Vercelli era molto più ricca e più grande. Nel 1428, sapete che Vercelli, dopo essere stata a lungo dominata dai Visconti, passa poi ai Savoia. Appena passata la città ai Savoia, una commissione di funzionari del Duca di Savoia passa da Vercelli, diretti a un congresso di pace, e questi personaggi, il segretario Guillaume Bolognier, gente che viene dalla Savoia, gente che viene da un paese dove di città praticamente non ce ne sono, anche Chambéry è un piccolo borgo, gente che quando viene in Italia sa che sta venendo in un mondo diverso, pieno di città, il segretario Guillaume Bolognier, che passa per la prima volta in vita sua da Vercelli, scrive a casa che è una città grande, notevole, molto migliore di quel che avrei creduto. E ancora ai primi del Cinquecento c'è un viaggiatore lombardo che è stato all'estero e adesso sta tornando in Lombardia, attraversa il Piemonte, passa da Torino, passa da Vercelli e scrive: Vercelli è una città maggiore di Torino, Vercelli è una città assai grande. Così sembrava ancora Vercelli agli stranieri come agli italiani, ancora in pieno Rinascimento, all'inizio del Cinquecento. Poi il Cinquecento è un secolo drammatico di guerre, di pestilenze, la prima metà del Seicento anche peggio, ed è anche il secolo in cui, il Cinquecento, in cui il duca Emanuele Filiberto stabilisce definitivamente a Torino la capitale del Ducato di Savoia e decide di concentrare a Torino gli investimenti, le risorse. Torino deve diventare e diventa la splendida capitale di uno Stato e le risorse di tutte le altre città invece sono lasciate indietro o sono, come dire, fatte convergere, convogliate su Torino. E così progressivamente, già alla fine del Cinquecento, Torino ormai ha il doppio di abitanti di metropoli e dove il resto della regione spesso, come dire, si sente anche un pochettino, non dico ignorato, ecco, ma ha un po' il timore a volte, ecco, di passare un po' in secondo piano. Qui naturalmente il problema non è di sognare un futuro in cui Vercelli diventi il nuovo capoluogo del Piemonte, ma è di sapere che questa città ha un passato di importanza mondiale e conserva le tracce di questo passato. Grazie. Grazie.
Sant'Andrea è il nostro libro di fotografie. Le siamo veramente grati di tutto. Grazie ancora. Grazie.